Parliamo non delle tariffe, le tariffe sono quelle che abbiamo appena approvato. Stiamo parlando, ripeto, modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. IMU. Prego. Semplicemente, ne avevamo già detto anche in commissione questa cosa, all'articolo 4 soggetti passivi, comma 4 bis, mi sembra che manchi, almeno sulla mia copia, non so se poi, un non, però almeno ma sembra senza il non. Allora, scusate, Presidente. No, io leggo, posso leggere, adesso c'è il dottor Cardillo, il coniuge sull'articolo 4, soggetti passivi. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del codice civile, anche quando concorre con altri chiamati, dice, è tenuto al pagamento dell'imposta ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune. Mi sembrerebbe che manchi un non è. No, io ho parlato io con il giro di Foggia perché ce l'ho facendo in commissione. In sostanza il coniuge è lui che paga, non gli altri chiamati, perché lo spiega, è lui che ha il diritto di abitazione, se lo leggi per bene. E al contrario è tenuto quando ci sono altri chiamati, quando hai, perché è lui che consegue il diritto di abitazione. E al contrario, mi sono legato. Quello che disturba, appunto, cioè. Che significa in quanto gli è riservato il diritto di abitazione? Se gli è riservato il diritto di abitazione non sarebbe dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa di vita a residenza familiare, cioè il coniuge superstite, quello che rimane, marito e moglie, muore il marito, rimane la moglie, deve pagare o non deve pagare? Qua mi sembrerebbe di capire che deve pagare, invece no, come dovuta, se si è venuta a casa perché no? No, ma scusa, allora che senso ha dire in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa di vita a residenza familiare? Posso, Presidente? Allora, consigliere Abbate, giusto? Sei di proprietà del defunto comune. Giusto. Spese? Grazie. Allora, giusto a chiarimento, il caso è quello del coniuge superstite, magari coeride, e chiaramente si parla di seconda casa perché l'IMU sulla prima casa. Allora, no, scusate, ove dovesse quella casa, essendo una proprietà di coeredi, si presume che possa essere anche seconda casa. Come no? È una casa, può essere? E infatti dice alla fine come cappello finale, non voglio difendere gli uffici, ma dice come cappello finale, ove dovuta. Questa è una clausola generica di salvaguardia, perché? Però è oggettivamente incomprensibile. Ma no, è comprensibile secondo me, ma figurati che se l'ho capita io, la può capire chiunque. Allora, detto ciò, questo è il caso in cui, a mio parere, una casa dovesse essere ereditata da più persone e quindi avere il requisito della seconda casa, se ne fa carico chi tra tutti i coeredi ha il diritto di abitazione. Questo è il senso della norma. Poi, diciamo che se quello è il senso che si vuole esprimere, non è stato espresso con un piede di diritto. Se uno deve fare con fatica, poi se va dalla casa in casa da quella della situazione principale, è un po' più semplice parlare di diritto di abitazione garantita. Adesso, se vogliamo utilizzare la semantica, la vogliamo cambiare, però io.
Costituzione del 47 le norme sono queste, perché il livello è questo. Forse i professori di italiano non giungono sicuramente. Va bene. Io credo che l'interpretazione sia questa. Cioè io capisco, sì, è questa l'interpretazione. Ti assicuro che non ci siamo confrontati, no. No, no, tra l'altro non sapevo nemmeno fosse stato trattato in commissione questo non, sì, cioè mettere il non, quindi leggendo, rileggendo, sì, rileggendo mi sembra che quello che dice il sindaco non è sbagliato. È evidente che io ho l'unico dubbio che... Sì, no, l'unico dubbio che ho in questo momento, cambiare significa pareri, l'ira di Dio, cioè, perché qui c'è il parere anche del Collegio dei Revisori, cioè aggiungere o non aggiungere un no diventa in questo momento, in questa seduta dico io, diventa complesso. No. Suggerisco di aggiungere semplicemente, se l'interpretazione autentica è quella che ha appena dato il sindaco, il coniuge superstite, senza per gli articoli del 540, anche quando concorra con altri chiamati sull'abitazione diversa da quella principale, è tenuto il pagamento dell'imposta. Ho capito, però non è, qua sembra che su quella principale. Però l'inciso 1 è dovuta, io credo che sia una clausola di salvaguardia, credo, però chiaramente se formula la proposta di emendamento la mettiamo. Significa che dobbiamo retroagire e ritornare. Ripetendo, le tariffe si possono approvare e anche i regolamenti, entro il bilancio di previsioni, quindi siccome il bilancio di previsioni è rinviato al 31 di maggio, teoricamente, cioè se l'interpretazione autentica è quella giusta, io aggiungerei sulle abitazioni diverse da quella principale, da quella di residenza, non si parla di abitazioni principali, sulle abitazioni diverse da quella di residenza, per intenderci sulle seconde case, se è questa l'interpretazione, perché sulle prime case comunque va esclusa. Ma la prima casa c'è, la norma superiore. Ho capito, ma qua non si capisce così come se non facciamo la specifica. Testo del codice civile. Non è che abbiamo cambiato dal 540 del codice civile, tra l'altro c'è anche scritto. Se posso continuare, c'è, vabbè, la questione che adesso, anche là è una variazione normativa e quindi di legge, che prevede che i coniugi possano avere dimora abituale in due posti diversi e quindi godere entrambi dell'agevolazione, o meglio dell'esenzione a certe condizioni ovviamente. Poi all'articolo 9 è stato aggiunto un comma, il comma 3, e dice, allora, considerando che noi come comune di Lucena, lo feci io all'epoca direttamente l'assessore al bilancio, in quel periodo abbiamo fatto un accordo territoriale con le associazioni provinciali per poter ottenere il canone concordato, quindi per dare la possibilità, esatto, di abbattere la cedolare secca e quindi il canone concordato. Abbiamo aggiunto, qui si aggiunge il comma 3 che dice l'agevolazione di cui al presente articolo si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni di cui all'articolo 431-98 e seguenti e del DM di 16 gennaio 2017. Chiedevo, chi è che rilascia questa attestazione? Cioè qua praticamente oltre all'accordo territoriale si dice
che bisogna che i contratti siano muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico. Questa attestazione chi la deve rilasciare? Ed è un obbligo di legge? Punto di domanda. Bisogna approfondirlo, perché qua io che sono un tecnico del settore, la prima cosa che mi chiedo, dico vabbè c'è l'accordo territoriale, però per godere del canone concordato devi rilasciare, devo dire al mio cliente, un attestato di rispondenza a contenuto economico, e quello mi chiederà a chi lo devo chiedere, che gli rispondiamo? Ci vediamo. Vabbè, ti riservi di darmi una risposta. E poi l'ultimo, articolo 12, esenzioni dall'imposta. Non so se questo è un refuso o se è proprio così, dottor Cardillo. Al omissis, ottavo comma, a decorrere dall'1/1/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. Cioè questa esenzione, perché la facciamo decorrere dall'1/1/2022? Avremmo dovuto allora farlo nel regolamento dell'anno scorso, perché altrimenti dovrebbe decorrere da quello che andiamo a approvare oggi, dall'1/1/2023. È un refuso, penso. 1/1/2023. Ah, ecco, quindi questo è un refuso. Allora, segretario, vogliamo appuntare che c'è quel refuso. Scusate, perché c'è stata l'interlocuzione proprio con l'ufficio tributario. E magari il presidente ci può anche con la legge. La domanda precedente, l'attestazione la rilasciano gli stessi, allora, le stesse associazioni di categoria che sono abilitate a stipulare il contratto che hanno concordato. Sì, sono loro. Allora ritorniamo al primo punto, non so se formula una proposta di emendamento o aspetta, o se c'è qualche chiarimento ulteriore, possiamo sentire pure. Punti, giusto per estrema chiarezza, almeno il dirigente verifica se è un refuso. Anche su un altro aspetto, posso chiarirlo io, perché ho razionalizzato. Ho anche visto, ma è una interpretazione che vi do sul momento, alla luce delle norme richiamate e anche della lettura dell'articolo 540 del codice civile. In realtà, proprio poiché si parla di diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, va da sé che non potrebbe mai essere una seconda casa. Quindi dobbiamo immaginare quelle ipotesi residuali in cui la prima casa sia, non fruisca della esenzione, sia una 1, una 10, una 11. In tal caso il coniuge anche quello è tenuto a pagare. Del resto, infatti dice virgola ove dovuta, cioè a me nelle ipotesi in cui deve essere pagata l'IMU, la deve, cioè il coniuge anche quando concorre con altri chiamati è tenuto a pagare i famosi castelli eccetera. Del resto nel commento che ho trovato al volo proprio sul codice civile, quando proprio quella specifica Procard, che è un sito, quello, per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia, restano pertanto escluse le seconde case. Quindi volevo dare una risposta proprio a questo, non era concepita per le seconde case, come si era detto prima, solo alla prima casa nelle ipotesi residuali in cui non sia. Questo è quello che vi posso dire. Quell'ove dovuto faceva capire, ma era giusto per dare un chiarimento al volo. Un attimo solo, che se verifichiamo anche l'altra osservazione relativo al 2022 o 2000.
ora 23, dopodiché possiamo correre a votazione. Anche le disposizioni normative che ovviamente esattamente comunque l'esenzione in quel caso è già stata applicata a chi aveva diritto, ok, anche se non c'era, evidente, se era stabilito dalla norma l'abbiamo già applicato. Grazie, se non ci sono ulteriori interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Possiamo alla votazione con per alzata di mano. Chi è favorevole? Per la immediata eseguibilità confermano la votazione. Procediamo quindi con i lavori consiliari ed esattamente con il punto numero 3, comunicazione del Presidente del Consiglio e del Sindaco, degli assessori. Un attimo, leggo prima una comunicazione che è relativa all'interrogazione formulata dal consigliere Ventrella allo silenzio allo scorso consiglio, e cioè sulla permanenza della qualità di capogruppo in capo al consigliere. Partiamo dalla comunicazione che lui fece, secondo anche la ricostruzione fatta dal segretario, nel consiglio comunale del 28/6/2021. Leggo letteralmente quello che comunicò il consigliere Ventrella. Voglio comunicare al presidente, al sindaco, al segretario e all'intera assise che io ho aderito ad un nuovo movimento politico dal nome di Novia Cucina. Se non che, e quindi questo ha dato adito nei mesi scorsi all'applicazione dell'articolo 5, secondo il quale chiaramente avete fatto un nuovo gruppo, non avendo il numero di due si perdeva la qualità di capogruppo. Se non che all'ultima seduta di consiglio comunale il consigliere stesse, e leggo anche quello che ha dichiarato, silenzio, posso terminare, ma magari a qualcuno interessa. Dicevo, quindi questo aveva dato adito all'applicazione dell'articolo 5 del regolamento, secondo il quale il nuovo gruppo deve avere due consiglieri e deve continuare a averne due. Se non che nell'ultimo consiglio lui ha sostanzialmente dichiarato che in realtà non è, la vecchia dichiarazione non intendeva costituire un nuovo gruppo, bensì era un semplice cambio di denominazione dalla lista del sabato a Rinnoviamo Lucina, e come tale gli erano garantite, dovevano essergli garantite le prerogative del capogruppo. E chiaramente tra le due opzioni, due interpretazioni, prevale l'interpretazione autentica che ha dato il consigliere stesso, quindi assume la qualità di capogruppo ad ogni effetto di legge. Ci sono ulteriori comunicazioni? Sì, prego, prima la consigliera Nino e poi il consigliere Aquilati. Non so se può rientrare nello spazio delle comunicazioni. Volevo, come avevo promesso, fare un ringraziamento all'assessore Venditti, che è sempre disponibile ogni qualvolta gli sollecito gli interventi. E bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, anche se lo invito a continuare su questa strada, perché io ne ho una lunga sfilza ancora e le faccio... Adesso ci deve mettere in coda. No, non mi metto in coda. Sono situazioni...
situazioni veramente di emergenza, tipo roditori che camminano sui tronchi delle palme, e l'area di via Istria, assessore, è al limite del rischio sanitario, perché c'è quel parchetto di fianco che ha l'erba altissima. Adesso incontro l'estate anche quello di via Posta in condizioni pietose, e quando lo date alla Tecneco, però che si mettano d'accordo quelli che sfalciano l'erba con la Tecneco, perché poi si sfalcia l'erba e viene fuori il disastro che c'è sotto, e quindi poi bisogna, altre segnalazioni arrivano per pulire il disastro della sporcizia, quindi cerchiamo di farli coordinare, e questo volevo, grazie. Sì, devo solo chiedere una cosa al segretario un attimo. Io volevo chiedere, ho fatto due interrogazioni lo scorso consiglio comunale, una sul finanziamento della biblioteca e una sul trasporto pubblico locale. Già ho parlato ieri con il segretario. Di solito, anche quando delle interrogazioni non vengono risposte entro un mese, io non do fastidio, non disturbo, ma siccome l'interrogazione sul trasporto pubblico locale è molto importante, perché sono delle persone preoccupate di quello che accadrà, chiedo al segretario ufficialmente in consiglio comunale di rispondermi al più presto, anche se già mi ha risposto ieri in cortile, però ci tenevo a chiederlo in consiglio comunale. Grazie. Ma un po' da sedia su, però se l'ha ricordata, c'è una comunicazione poi del resto. No, sempre uguale. C'è una comunicazione anche dell'assessore Venditti, credo. Sì. Proprio in merito alla sollecitazione del consigliere Aquilano, a me non è stata girata, posso garantire, perché io rispondo sempre ai tempi, e infatti oggi rispondo alla interrogazione che era stata sollevata. Interrogazione, però non è la fase, c'è una comunicazione. Sì, voglio comunicare. Ovviamente la comunicazione viene data dalla città sulla base di quella che era la sollecitazione che fece il consigliere Abbate sulla presunta perdita di finanziamento da parte dell'ufficio del dirigente Savoia per quanto riguarda quel finanziamento al PNRR, cioè in particolar modo all'Agenzia per la coesione territoriale. Io le dissi che leggendo le carte era evidente come c'era stata una svista da parte dell'Agenzia, perché era macroscopico l'errore in cui erano caduti. E infatti il TAR Lazio ha emesso ordinanza sospensiva del provvedimento, ve ne do atto solamente sul passaggio che è quello importante, che è il seguente: ritenuto che ad una sommaria cognizione il ricorso presenta profili di fondatezza con riferimento al termine eccessivamente ristretto concesso al comune dall'agenzia nella fase di chiarimento istruttorio, che ora dicevo il termine del soccorso istruttorio, considerato che la graduatoria definita ed definitiva è stata approvata il 21 marzo 2023, ma il termine per i chiarimenti era stato fissato in solo 7 giorni con scadenza il 28 luglio 2022, ne deriva che i chiarimenti forniti al comune ricorrente il 3 agosto 2022 avrebbero potuto essere agevolmente presi in considerazione per il riesame della domanda, senza un serio pregiudizio per la conclusione del procedimento di ammissione, in quanto compatibili per le esigenze di sollecita attuazione della misura compresa nel PNRR. Ritenuto che l'applicazione della misura cautelare è giustificata dall'irreparabilità del danno, posto che il progetto presentato al Comune rischierebbe di non essere mai realizzato in mancanza di ammissione al finanziamento, ritenuto pertanto di dover accogliere l'istanza cautelare al fine del riesame del provvedimento di esclusione, ha sospeso ai fini del riesame e ha fissato l'udienza nel merito il 3 ottobre. Ma con questo provvedimento significa che di fatto il Comune di Lucera vedrà quel provvedimento annullato e la domanda verrà di fatto riesaminata. Grazie per la utile informazione. Velocemente. Sì, la faccio rientrare anche questa nelle comunicazioni, perché non è una domanda. Sempre in merito alle barriere architettoniche, ricordandoci che noi abbiamo approvato il PEBA, e sempre in merito a quella via Istria, dove avevo sollecitato appunto che venisse fatta qualche facilitazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, comparve dopo un po' di tempo, però se nessuno mi ascolta non parlo, non mi piace parlare a vuoto. E no, io...
No, stavate tutti girati di là, vabbè. Dicevo, comparve all'improvviso uno scivolo, quello che poteva sembrare uno scivolo, ma fatto in maniera non pedestre, di più. Quello è il classico caso di toppa peggiore del buco. E io quindi lo evidenziai, siccome sono stata appellata come consigliera social, me lo prendo questo appellativo e lo evidenziai anche sui social. Insomma, quindi la città venne resa edotta di questo. Non era un abbattimento di barriera architettonica, era uno scivolo fatto malissimo. Era evidente anche a me che non ero un tecnico. A distanza quasi di un anno è scomparso questo scivolo. Forse ci si è resi conto che non poteva essere così, però voglio dire, adesso che è scomparsa, ma che si faccia in maniera regolare, perché se l'avete fatto vuol dire che vi siete resi conto che era necessario, quindi lo avete fatto male, rifatelo bene. Quindi vi sollecito a essere attenti a questi aspetti e quindi anche a intercettare finanziamenti sul PEBA, visto che abbiamo approvato il PEBA, che non rimanga il libro dei sogni che avevo detto quando l'abbiamo approvato. Presidente, finite le comunicazioni, la posso fare anch'io? Allora, grazie Presidente, sfrutterò il momento delle comunicazioni anche per dare qualche risposta ad alcune sollecitazioni derivanti dalla minoranza. Allora, innanzitutto volevo dire che mi trova d'accordo e rinnovo chiaramente, come è giusto che sia, l'invito all'attenzione, come ha fatto la consigliera Nino, perché se la tiene attenzione si deve parlare, che sia da ambi lati, se no ce ne andiamo, è meglio sì. Io lo dico, no, la risposta era all'opposizione innanzitutto, nella mia comunicazione. Allora, uno, sono, come detto, partiti i lavori di strada per strada e mi fa sorridere molto quando si sottolinea da parte di alcuni banchi di questo consiglio comunale, sono concordo prima che sia concordo con la comunicazione. Oh, madonna, però scusa, comunicazione. Sindaco, il presidente stavolta stranamente non me l'ha tolta, me l'ha data la parola. Ce ne può anche andare, sindaco, ce ne faremo una ragione. Stavo dicendo, mi pare evidente sin dall'inizio, dall'esordio del discorso del sindaco, che non si tratti affatto di comunicazione, ma si tratta di quello che doveva essere l'intervento sul rendiconto, sul consuntivo, mi faccia finire, sul consuntivo, che il sindaco si è guardato bene dal fare per guadagnare tempo, per fare subito, per andare subito al voto sul rendiconto. E questo fa il paio con il fatto che il presidente gli abbia tolto la parola, perché l'obiettivo era quello. L'obiettivo era quello, con il consigliere guadagnare tempo. Quindi se poi deve fare la comunicazione la faccia e andiamo. Se c'è la comunicazione faccia la comunicazione strada per strada. Se deve fare un intervento sul bilancio non posso più. No, io devo parlare solo delle comunicazioni che si sta facendo. Sì, ma non deve sindacare il punto. No, il momento utile era il bilancio. No, il momento utile mio per comunicare. No. La città in questo momento ci sta seguendo forse per niente. Invece di invertire l'ordine del giorno, lo faceva subito l'intervento per informare la città. Posso, consigliere, posso. Allora, se la comunicazione è un fatto storico, silenzio. La comunicazione, consigliere, posso? La comunicazione è semplicemente l'informazione di un fatto storico, che può essere anche strada per strada, ma non un'esercitazione, perché vale lo stesso principio che poc'anzi ho dovuto annunciare. Oggi stiamo parlando da adesso di comunicazione, non di bilancio, né di rispondere alla dissertazione che forse qualcuno a replicare, diciamo, l'osservazione che ha fatto. Quindi se ha la comunicazione faccia la comunicazione. Se vuoi, concordo pienamente. Ma io posso comunicare?
Concordo. Posso comunicare sugli interventi? Abbiamo il dibattito. Posso comunicare sugli interventi? Se lei deve comunicare, comunica. Ma se deve fare un dibattito, no. Scusa. Oh, Madonna santa. Cioè, capisco che l'intervento del sindaco può dar fastidio, però in democrazia me la dovete far fare. Concordo. Comunica. Tagliare la comunicazione se la deve. Però io ho il diritto di intervenire e di spiegare. Il diritto posso di o no? Se lei deve intervenire su punti che sono stati già trattati, non può. Se lei deve dare una comunicazione, allora presidente, io con molta calma spiegherò i punti sui quali intervengo per comunicare alla città che cosa sta accadendo. No, io devo dire. Non c'è comunicazione. No, ma posso comunicare alla città che sta partendo la stagione teatrale? Faccia la comunicazione. Presidente, ma io devo subire questa barzelletta qua. Silenzio. Silenzio. E silenzio di che? Silenzio. Si attenga al suo ruolo. E risponde. E che cosa? Per il regolamento del consigliere. Se può parlare, guarda, deve parlare di bilancio, non può parlare. Parla di bilancio! Non può parlare di bilancio! È terminato! Se, lei, ma chi parla di bilancio? Prego, non parlo di bilancio! Se deve comunicare la stagione 3-3, lo può fare. Ma posso fare? Ma devo farmi l'elenco di che devo dire? No, però non prima di dirlo! Da come è iniziato, chiedo scuso, il primo punto che l'ha iniziato lasciava intuire ed alludere che stava davanti al bilancio. Ma fatemelo dire, se è così toglietemi la parola! Ma non mi potete fare il processo all'intenzione! La comunicazione. No. Posso parlare? Posso? Appena... Ma devo continuare a subire le minacce del consiglio di comunicazione? Appena sta l'intervento, ma lui mi chiama Francesco. E dai, dopo 3 ore che sto zitto, fammi intervenire. Allora, e lo so, però è insopportabile. Dopo ore che io attendo. Giorno. Ma voglio comunicare la stagione teatrale, ma Cristo santo, che c'entra col bilancio? Prego. Deve comunicare prima. Poi la stagione teatrale non è più. Anche strada, ma non solo. Oh Madonna santa. Cioè io veramente non ce la faccio però, presidente. Ho una difficoltà infinita. Lasciamo perdere, dia la comunicazione e chiudiamo questa cosa. Volevo comunicare ai cittadini, volevo comunicare ai consiglieri comunali che anche sul punto sono intervenuti, che così come avevamo detto all'inizio della primavera sarebbe partito il progetto Strada per Strada, che abbiamo inteso far partire dalle curve del cimitero, via San Severo. Un tratto di strada, presidente, che non si faceva da qualche decennio, e spero di essere smentito, così almeno rifacciamo tornare la cosa sulla retta via. Allora, il progetto però, presidente, mo mi devono far parlare, perché no, chiacchiericcio, cosa dà fastidio, comunicazione, però scendevoci, non capisco. Allora, abbiamo, e noi il nervosismo è che non posso parlare, più nervosismo di così. Allora, no, devo finire, poi intervenga lei se vuole. Scusate, consiglieri. Io stavo dicendo sul fatto che mi interrompono e non mi fanno parlare. Allora, giusto per chiarire alcune delle cose che si stanno facendo in città, e credo che nulla è più comunicazione di questo. È partito l'intervento Strada per Strada, via San Severo, Viale Dante, asfaltato il giorno di chiusura delle scuole, per cercare di causare e creare il minor danno possibile. Lucera alla circolazione, chiaramente.
un disagio per i cittadini e un danno alla circolazione. Chiaramente sono stati in parte terminati questi due interventi, che erano quelli grossi, forse quelli anche più difficoltosi. No. Io vi chiedo scusa, Presidente, se alzo la voce, se si fa queste cose è quasi accettiamo. Se si taglia il capello a me, posso che taglia la calzina. Mi addosso il Presidente Panziano. Dia la comunicazione, però se ogni volta quello che si va tra. E ne va! Sant'Icenzo, sono partite le strade. Vai! Davide Sant'Icenzo, credo sia una. Perfetto! Perfetto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vabbè, essendo che ci sarà tempo anche per fare i comizi, non ho necessità di farli in consiglio comunale. Successivamente. Se noi le facciamo fare queste comunicazioni, Francesco, ma Sant'Icenzo sta facendo la strada, è una comunicazione. È una comunicazione. Capisco che se vuoi ti do le ti chiedo cortesemente di poter telegrafici delle comunicazioni. Però se non c'è un termine per le comunicazioni. Cioè la posso fare una comunicazione di senso compiuto senza che il consigliere mi debba sindacare? Quello normalmente è un fatto storico. Cioè, sono tutti fatti storici quelli che devo dire. Quelli che dirò. Non è un'argomentazione, è un fatto storico. Quello che stai dicendo. Grazie. Grazie. Nei prossimi giorni, allora, il 3 maggio, un'altra comunicazione. Vabbè, l'ho data, la ribadisco, ci sarà questa manifestazione informativa o comunque questa fiera informativa. Nei prossimi giorni, sì, molto verosimilmente, si potrebbero creare dei problemi di viabilità, soprattutto nel quartiere largamente interessato da interventi di rifacimento di manto stradale, che è quello di Porta Croce, che sarà interessato da diversi interventi, a differenza del sempre strada per strada. No, ci saranno diverse strade a Porta Croce che verranno fatte e credo che la cittadinanza abbia il diritto di sapere che potrebbe crearsi una condizione di disagio per il traffico dovuta alle dimensioni ridotte di quelle strade, che a differenza di quelle che abbiamo asfaltato nei giorni scorsi non consentono il doppio senso e non consentono di chiudere parzialmente la carreggiata. Quindi questo comporterà verosimilmente durante i giorni di bitumazione sicuramente la chiusura di diverse strade. Si sta ragionando, e volevo dirlo a voi e alla città, anche su una possibilità di ripristinare un parziale doppio senso sulla circonvalazione nei giorni di intervento in quel quartiere, per evitare il passaggio in via Indipendenza. Quindi, da piazza Matteotti verso via Napoli, per consentire comunque l'accesso al quartiere sfruttando i sensi unici successivi. Quindi, ove i cittadini dovessero chiedere in che modo e con quali tempi e modalità si interverrà nel quartiere Porta Croce, ad avviso dell'amministrazione, del tecnico, del RUP, quello e anche del comandante che ha analizzato la questione, quel quartiere potrebbe essere il più problematico in sede di intervento. Quindi è bene che il quartiere Porta Croce sappia che con l'intervento l'intervento che faremo per il rifacimento delle strade potrà creare qualche disagio. Ma abbiamo chiesto che in quella sede vengano impiegati il maggior numero di uomini possibile e mezzi per farlo velocemente. Noi avviseremo, o meglio noi, ho sfruttato consigliere Di Battista il momento delle comunicazioni. Grazie.
visto che si è parlato già di strada per strada, volevo integrare, ho detto rispondere, vi siete agitati e questo non va bene perché è un processo all'intenzione. Detto ciò, vi comunico anche che sono partiti i lavori a Via Spromonte, un'altra degli ingressi della città che è stato scelto dall'amministrazione quale intervento di rifacimento, perché ormai è diventato più che Via Spromonte, Via Beirut, perché la ritengo è stata l'immondizia completamente rimossa. Se oggi vi recate lì è stata tagliata tutta l'erba e rimossa l'immondizia che gli sporcaccioni puntualmente vanno a gettare. Quindi poi mi chiede consigliere, poi facciamo l'interrogazione, lei mi chiede le fotografie e io rispondo e non ti arrabbi il presidente, e io rispondo e non ti arrabbi il presidente. Perfetto. La stagione teatrale abbiamo inteso. Tu sai che io mi voglio un bene infinito. Prego. Però, mannaggia la miseria. Si sta divertendo. E mi posso divertire pure io. Mosso dalla passione per la comunicazione unitamente a quella della politica, volevo comunicare che la stagione teatrale, giunta al settimo anno, anche quest'anno è stata confermata e abbiamo inteso non sospenderla. E mi riferisco alla stagione teatrale Primavera Garibaldi, che sicuramente non per un ritardo dell'amministrazione, che a tempo record in 2 giorni ha deliberato la stagione teatrale, ci è arrivata una proposta da Teatro Pubblico legata anche ai motivi di lavoro del direttore della stagione teatrale. Quindi perdonatemi se nella comunicazione chiaramente do risposta a qualcosa, a qualcuno. Detto questo, non appena è arrivata la proposta l'amministrazione si è catapultata per non bloccare una cosa che riteniamo meritevole di prosecuzione nell'ambito culturale di Lucera. La direzione artistica della nostra stagione è quella da 7 anni, le tempistiche della direzione sono stati questi e non temo smentite di alcun genere, e la mia amministrazione è stata veloce come non mai. E come nessun altro. Per quanto riguarda scusa presidente, posso? Non c'è tempo sulle comunicazioni, potrei continuare domani. Sì, diamo la chiamata. Allora, durante l'intervento. Ma va bene. Allora capisco, presidente, che non posso intervenire. La ringrazio. Thank you.